Ciao a tutti e benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi, come vedete dal titolo, andrò ad annunciare i vincitori del contest che in tanti stavate aspettando. Prima di tutto però devo ringraziarvi perché avete partecipato veramente in tantissimi, quasi 40, per cui sono veramente molto felice che il contest abbia avuto successo, diciamo. Detto questo, vado ad annunciare il vincitore della recensione che mi ha veramente stupito e soprattutto mi ha divertito tantissimo, veramente. Cioè, il video che ha vinto la recensione trasuda epicità sin dai primi secondi, nei primi 15 secondi di video, cioè mi sono spanzato dalle risate, per cui ho detto sì, lui si merita di vincere. Devo ringraziare tutti i recensori che hanno partecipato, tutti i video mi sono piaciuti, alcuni di più, alcuni di meno, ma questo veramente era sopra tutti gli altri. Mi è piaciuta anche la recensione di Rao, adesso non mi ricordo di chi era, però mi è piaciuta. E va bene, il premio se lo merita lui, quindi i due DVD li invierò a lui e beccatevi il video. Benvenuti e ben ritrovati in questo nuovo episodio di Isekai. Oggi parleremo di uno degli anime più discussi del 2012, Sword Art Online. Lui svilupperà durante la serie qualcosa di più importante, un fottuto harem composto da Loli, Tsundere e da sua cugina. Complimenti, Isekai si è aggiudicato questi due DVD, tutti in cellofanati, quindi mint. Mandami un messaggio privato dicendomi i tuoi dati così te li spedisco. Fino a quel momento rimangono qui. Detto subito chi ha vinto la recensione, passiamo subito ai disegnatori, che è quelli che aspettate di più, diciamo. Per quanto riguarda i disegnatori, ho voluto fare una top 5, dato che erano molto di più i disegni che mi avete inviato rispetto a chi recensiva, ho deciso comunque di fare una top, di scegliere i 5 migliori. Prima però voglio parlarvi un attimo di Manga Stars, che dato che molti mi hanno mandato messaggi chiedendomi Manga Stars è vivo, è morto, io cosa ne so, non sono io l'admin, però va bene, vi spiego un po' di cose riguardo Manga Stars. In velocità, è uscito Manga Stars Debut, che sarebbe una versione di Manga Stars però dove tutti possono pubblicare. Mentre Manga Stars, per essere pubblicati bisogna avere delle particolari doti, bisogna essere bravi sin da subito, eccetera. Manga Stars Debut è una versione di Manga Stars dove tutti possono pubblicare e praticamente in ogni volume vengono scelti i disegnatori migliori dal pubblico che legge, ovviamente, votando, scegli i disegnatori migliori che poi andranno a pubblicare su Manga Stars quello vero e proprio. La possibilità che hanno i primi due che hanno vinto il mio contest di disegno. Mentre tutti gli altri, se vogliono, possono tranquillamente mandare un messaggio privato su Facebook o dove vi pare, anche sul sito, vi lascio tutti i link in descrizione, scrivendo semplicemente voglio partecipare a Manga Stars Debut, mandate le vostre tavole e loro vi fanno partecipare subito. Se volete partecipare a Manga Stars Debut di questo mese, quindi del mese di luglio, dovete inviare le vostre tavole entro il 24. Entro il 24 luglio le tavole devono pervenire, cioè ovviamente in formato digitale, al sito di Manga Stars, oppure su Facebook le inviate. Vi lascio tutti i link in descrizione, per cui fate subito. Mentre se dite che non fate in tempo a partecipare a Manga Stars Debut di questo mese, potete tranquillamente inviarle fra un po' e partecipare a quello che ci sarà a settembre. In questo caso le tavole devono essere inviate entro il 31 agosto, per cui avete tutta l'estate di tempo, avete un altro mese abbondante. Mentre se avete già un lavoro pronto, quindi già fatto, basta che le inviate al sito di Facebook oppure al sito normale scrivendo che volete partecipare a Manga Stars Debut. Va bene, fatta questa piccola parentesi perché in alcuni me l'avete chiesto, passiamo subito ai vincitori del contest. In quinta posizione troviamo un disegno che mi ha veramente affascinato, diciamo, che però non si meritava le prime due posizioni per un problema di anatomia, diciamo che una schiena non può stare così. Per cui adesso vi lascio un piccolo spezzone di questo video. Ah,
Adrian, con questo disegno digitale mi si è proprio piaciuto, cioè è bello come disegno, però purtroppo il problema di anatomia non è che mi piaccia tanto, però il quinto posto te lo meriti. Al quarto posto invece troviamo Multilunare 96 con il suo disegno di Ulquiorra. La colorazione è veramente affascinante e ho deciso di darle il quarto posto proprio per quello, perché comunque la colorazione mi è proprio piaciuta. Quindi guardiamoci un pezzo anche del suo video. Ora passiamo alla terza posizione, dove troviamo un disegno di Naruto. Un disegno che mi è piaciuto veramente moltissimo. E forse la colorazione era fatta veramente in modo eccellente, purtroppo la qualità non era molto alta, per cui non riuscivo bene a capire, però il disegno in sé per sé è buono. Quindi si è meritato la terza posizione, complimenti. Questo era il video di Danny Arts di Naruto e adesso passiamo alla seconda posizione, dove troviamo un disegnatore che veramente mi ha stupito nel suo modo di rappresentare la velocità e la dinamicità dei movimenti. Comunque il disegno è veramente bello, anche se copiato, però è veramente ben riuscito. Mi è piaciuto soprattutto come ho voluto usare i contrasti di nero e bianco per dare l'effetto di luce e ombre veramente suggestivo. Mi è piaciuto veramente moltissimo il tuo disegno. Vi lascio il video. Complimenti quindi Manga Networks 88, e ti sei meritato anche la possibilità di pubblicare sulla rivista Manga Stars senza passare per debut. Tu hai il diritto adesso di pubblicare sulla rivista, per cui basta che mandi un messaggio sulla pagina Facebook scrivendo: io ho il diritto di pubblicare, mandi le tue tavole con comodo quando vuoi, vedi tu se vuoi essere pubblicato sul numero di agosto oppure sul numero di settembre di Manga Stars, o di ottobre mi sembra. Comunque vedi tu, basta mandi un messaggio e scrivi, complimenti ancora. Adesso andiamo alla prima posizione. La prima posizione è stata molto dura per me scegliere, perché veramente i disegni erano tutti bellissimi. Ce ne sono stati alcuni che mi sono piaciuti e alcuni che non mi sono piaciuti. Però devo dire che è stata veramente un'indecisione per me riuscire a capire chi dovesse meritarsi il primo posto. Ho avuto dubbi anche per la recensione, ovviamente, perché comunque ero indeciso anche lì. Però sul disegno veramente mi sono scervellato, non sapevo chi dovesse meritarselo. Per cui ho deciso di guardare l'impegno, come era fatto il disegno, studiare tutti, diciamo, i rapporti, i canoni del corpo, tutto quello che in un disegno può essere, diciamo, inquadrato in una griglia e valutato. Mi sono messo a misurare tutto e alla fine ho deciso che il vincitore deve essere lui. Vi lascio il video, eccolo qua. Complimentari ancora Naki Walker, veramente il tuo video è stato bellissimo, soprattutto il coraggio nell'incastrare con una penna Bic, cioè seriamente stavo veramente bravo. Mi sono piaciuti i personaggi, come erano la loro posa, veramente tutto mi è piaciuto. Un disegno veramente stupendo, anche l'effetto finale, quello lì che avevi fatto con Photoshop, è ben riuscito. Per cui complimenti, ti meriti proprio di vincere il contest. Complimenti anche a tutti gli altri. Mandami un messaggio quando vuoi e io ti invio le tue cose. I pennini stanno qui, eccoli qua. Ti invio le tue cose, dimmi dove abiti, così pum, ti spedisco tutto. Detto questo, il video finisce qui. Bravi ancora veramente a tutti per i video che avete realizzato. Scusate se questo video di vincitore è venuto un po' lungo, però volevo far vedere buona parte di tutti i video. Se volete guardare i canali di chi è arrivato in top 5 e chi ha vinto, trovate tutto nel box informazioni. Ho lasciato anche il link al video dei due vincitori, quello della recensione e
dello speed drawing, per cui basta che ci guardate. Complimentoni ancora a Naki Walker per il tuo video che veramente mi è piaciuto tantissimo. Spero che adesso butterai via quella penna Bic e inizierai a incastrare con G-Pen e Marupen. Detto questo, vi ringrazio a tutti per la visione. Vi ricordo di mettere mi piace se non l'avete già fatto, ma ormai penso di sì, alle pagine Facebook che mi sostengono, il link è sempre in descrizione. Per cui grazie ancora a tutti per aver partecipato e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!